Ciao a tutti ragazzi, siamo qua con un nuovo video e questo è uno dei video che mi piace di più registrare, ora capirete perché. È periodo di saldi e ovviamente sono corsa da Kiko perché se non avete visto, guardatelo, è il mio video dei regali di Natale perché mi hanno regalato, se l'avete visto, saprete che mi hanno regalato una Kiko Card Gift. Con dentro 30 euro, quindi sono corsa da Kiko e ho fatto un po' di acquisti. Ho anche lo scontrino, quindi vi dirò bene il prezzo di ciascun prodotto. Tiriamo fuori il nostro bellissimo scontrino Kiko Milano per un valore totale di 21 euro, quindi mi rimane anche qualcosina. Iniziamo. Allora, ho preso. Pesco, sto pescando. Questa è Precision, come si dice? Questa è la Precision Eyebrow Pencil Crayon Sartials. Una matita per sopracciglia, in poche parole. Questa è la tonalità 02 perché vedete che le mie sopracciglia sono abbastanza scure, sono comunque bruna. Io di capelli, questo è il mio colore naturale, quindi sono abbastanza scura, ma non sono mora. E all'interno, con mia grande sorpresa, ho visto che c'è anche un temperino. Quindi molto utile la faccenda. Se solo il temperino si degnasse di venire fuori, sarebbe molto utile. Ovviamente, perché venire fuori quando sto registrando il video? Ma dov'è? Ma è proprio in mezzo, cioè. Questi sono i metodi. Ecco. I metodi molto utili, imparate. Questo è il temperino che hanno messo in dotazione di Kiko. E questa qui è la matita per sopracciglia. Ha da una parte lo scovolino, fatto in questo modo un po' ambiguo, un po' strano, vabbè. E dall'altra parte abbiamo la punta, una vera e propria matita. Faccio anche gli swatch. Questo è il tratto che la matita ha. Quindi, insomma, è abbastanza, mi sembra abbastanza precisa come mina. Ovviamente vi farò sapere, li rivedrete se saranno prodotti preferiti e insomma ne parleremo più avanti. Poi ho preso l'Universal Fit Hydrating Foundation nella tonalità Warm Beige, che è la 15. Confezione è questa. E scusate, il prezzo della matita era di 4,10 euro. Il prezzo del fondotinta è sempre di 4,10 euro, quindi ho detto vabbè, non sarà magari della maggior potenza, della maggior qualità, però mi serviva per tamponare il buco del fondotinta che mi sta per capitare perché mi sta per finire il mio fondotinta, quindi magari e poi è buono, vi farò sapere anche questo. Questo è il prodotto in specifico, qui c'è scritto appunto Warm Beige, numerazione 15, e insomma è il colore della mia pelle, quello più che si avvicinava di più. E forse anche il match è perfetto perché l'ho swatchato là, adesso non sto ad aprirlo perché insomma la matita sì, ma swatchare un fondotinta un po' più difficile. Ho comprato la Fine Line Eyeliner a 1,90 euro, allora non potevo non prenderla veramente perché io sono molto in fissa con gli eyeliner e questo qui mi ha stupito molto per la sua punta strafine. Io non penso di aver mai avuto una punta così fine di eyeliner nella mia collezione di make-up. Quindi questa diciamo che è stata una scoperta perché ero già alla cassa. Sapete che mettono alla cassa le cose che possono far più voglia alla gente in modo che prendo anche quello. Cioè sono riusciti con me, mannaggia. Però dai, 1,90 euro questa in ogni caso non mi sembrava un acquisto molto molto azzardato. E questa è la confezione che infatti era di una collezione, non mi ricordo qual era la collezione perché non è la permanente e mi piaceva anche molto la confezione, poi ci sono le righette che sono in rilievo, quindi mi piace molto, appunto ad 1,90 euro. Poi ho acquistato appunto per primo, l'ho visto, ho detto no, questo deve essere mio, ed era anche questo di una collezione che se trovo ve la dico, ma non penso di trovarla, non sono molto capace a capire le collezioni della Kiko. Comunque questa, se qualcuno riconosce il packaging, magari me lo scriva sotto nei commenti che collezione era. E, questa è la tonalità 01 Light to Medium.
ed è lo Strawberry Sculpt Cream Contour Palette. Questa palette è costituita da due parti. Innanzitutto mi piace un sacco il packaging perché secondo me è molto molto elegante. Si va ad aprire e abbiamo sia uno specchietto che vedete me riflessa lì adesso. E abbiamo questi due prodotti. Questo qui è il nostro contour e questo qui è il nostro illuminante. Ve li vado a sbocciare anche perché sono molto curiosa anch'io. Questo sarebbe il contour che, come vedete, secondo me, per me mi va molto molto bene perché non mi sembra nemmeno aranciato. Mi sembra proprio giusto per la mia carnagione. E l'altro invece sarà il nostro illuminante. Mi piace. So, vedete? Assomiglia un po' come illuminante la versione in crema del Mary Lumanizer. Mi piace molto. Lo vedremo anche all'opera, lo vedrò io all'opera e ovviamente se mi piacerà lo rivedrete. E questo l'ho pagato 7,40, costava tipo 9 qualcosa, se non 10 mi sembra. Ultimo prodottino che ho comprato per ora, perché ho qualche ancora soldino da parte per andare da Kiko, è lo Smart Lipstick Rouge Allures. Non so il francese, io pregate di per me, vabbè, scusate. E questa è la tonalità 918, l'ho pagato 1,90 euro. 1,90 euro ho detto no, cioè anche se ho 300 rossetti, uno lo dovevo prendere perché è 1,90 euro solo da Kiko. C'è una bellissima cimice in camera mia. Aiuto. Perché quando io faccio i video arrivano anche i leoni in camera mia? Ti prego, non volare. Ti prego, aspetta il video, aspetta mia mamma che ti butta fuori. Perché io piango, mi viene da piangere, giuro. Che schifo, perché? Vabbè, non è successo niente. Intanto guarderò là perché ho un po' paura. Tonalità 918 e questo è un bellissimo colore, secondo me. Perché qui, allora, dalla fotocamera si vede abbastanza bene il colore come sarebbe. È un rosa antico, lo possiamo descrivere così. Un rosa antico assomiglia un pelo a Mer di MAC. Io sarò fissata con Mer di MAC, vabbè. Con l'unica differenza che questo non è matte, ovvero per chi non lo sapesse, non è opaco. Infatti vediamo dallo swatch che ha un po' di lucido all'interno. Perché io non vedo più la cimice? Ragazze, perché io non vedo più la cimice? No, ragazze, no. No, dai. Prego, fa che sia andata sotto la tenda e non sopra di me. Oh, mi viene da piangere. Dove cavolo è andata quella cimice? Questo vedete che ha dello shimmer all'interno ed ha anche un po' di glitterini che non si vedranno mai dalla fotocamera, ma argento ed oro. Quindi proverò anche questo e vi farò sapere, ovviamente. Seguitemi su Snapchat, su Instagram, perché vedrete benissimo nelle mie storie che ci saranno questi prodotti. Io, ragazze, questi sono stati i miei saldi per quanto riguarda Kiko, sono stata abbastanza felice di tutti gli acquisti che ho fatto. Fatemi sapere se anche voi avete approfittato di questi saldi. Vi mando tanti baci e al prossimo video. Ciao!